Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, mi sentite bene? Datemi un sì, datemi... Ciao a tutti, avete preso il caffè tutti, vi ho visto che ci siete, quindi siete belli carichi con un bel caffettino, altrimenti finitelo perché sennò qui iniziamo noi. Allora, partiamo oggi, avete visto già la locandina, quindi il tema è... Speriamo che il tema sia quello di ripartire un pochino con le strutture ricettive, con gli hotel, con i ristoranti. Ho insieme a me il mio collega Andrea Galli e Giuseppe Santoro di Spotti. Quindi oggi tratteremo questo tema. Io un minuto soltanto vi dico, perché vedo in mezzo ai partecipanti tantissime persone che conosco, ma anche probabilmente tante persone che non ci conoscono. Io sono Alessio Fattorini di Netesis, mi occupo di community e di marketing, di comunicazione in Netesis. Netesis è una open company, è un'azienda, noi sviluppiamo software, siamo uno dei principali produttori di software open source, in particolare una soluzione, una suite di soluzioni ICT per il firewall aziendale, Sentinel VoIP, Collaboration Suite e Hotspot. Siamo nati nel 2003 a Pesaro e attualmente contiamo oltre 500 partner in Italia e all'estero e oltre 30.000 installazioni delle nostre soluzioni. Quindi oggi in particolare, perché siamo qua? Siamo qua per un motivo ben preciso. Sapete che sta ripartendo tutta la stagione estiva, primaverile estiva, quindi speriamo che possano anche partire anche tutta una serie di attività sul suolo italiano. Noi, stando a Pesaro, siamo proprio vicino alla Riviera Romagnola, quindi questa cosa per noi ci sta assolutamente a cuore. Di cosa hanno bisogno un hotel o una struttura ricettiva? Ce lo siamo chiesti e ci siamo detti che secondo noi hanno bisogno di quattro cose specifiche, soprattutto per quanto riguarda l'IT. Un centralino VoIP, quindi un qualcosa che un sistema di comunicazione integrata che colleghi tutti i telefoni dell'hotel alla struttura ricettiva, un firewall perimetrale per la sicurezza, uno spot wireless per poter far collegare i clienti e gli strumenti di marketing per poter far promozioni, reputation nei confronti dei clienti della struttura. Quindi oggi presenteremo un pacchetto unico per permettere a voi che siete partecipate a questo webinar di costruire un'offerta personalizzata per i vostri clienti. Quindi un pacchetto unico verticale che va proprio in questa direzione. E quindi ho chiamato sia Andrea che Giuseppe, vi racconteranno e entreranno un pochino nello specifico in che cosa c'è dentro con questo pacchetto e quali sono le features, le funzionalità che ne fanno parte e che rimarranno sicuramente utili per i vostri clienti. Quindi partiamo subito. Andre, ci sei? Ce l'abbiamo. Ti tolgo la Eccomi. condivisione così puoi mettere la tua. Vedo un Condivido sacco di gente lo bella qui, quindi sono veramente contentissimo. Ah, che belle facce. Vai Andri, il palco è tuo, via. schermo. Mi vedete? Aspetta Alla che grande, alla grande. cambio lo schermo. Vedete il mio schermo? Vedete la mia presentazione? Sì, metti a tutto schermo perché adesso la vediamo. La vedi a tutto schermo? No, adesso no. Prima sì, adesso no. Un attimo. Così? Sì, adesso sì. Ok, Vai pure. perfetto. Buongiorno a tutti. Per chi non mi dovesse conoscere, io sono Andrea Galli, sono uno dei due area manager di Netesis insieme a Lorenzo che gestiamo i partner in Italia. Beh, come ha anticipato Alessio, oggi siamo qua a capire come Netesis ha fatto in questi anni a diventare un punto di riferimento e a specializzarsi proprio nel settore dell'hospitality. Andiamo a vedere con quali soluzioni possiamo andare ad aiutare gli hotel, le strutture ricettive, i ristoranti nell'ambito IT e come risolvere i loro bisogni. Oggi siamo qua con gli amici di Spotti, con Giuseppe, che poi dopo lascerò la parola per fare una presentazione della loro soluzione, che
sono i nostri partner. Entriamo subito nel vivo e andiamo a vedere quali esigenze specifiche possiamo risolvere per una struttura del mercato dell'hospitality. La prima esigenza è chiaramente la telefonia. Noi ci occupiamo di telefonia, per cui una struttura ricettiva che ha bisogno di gestire i telefoni all'interno della struttura, possiamo dargli NetVoice con un centralino VoIP. E qui non solo NetVoice, ma anche come integriamo il modulo TEL e il connettore FIAS che abbiamo appena aggiornato a, e può aiutare a risolvere i loro problemi di telefonia e gestire al meglio i loro telefoni. In secondo, la connettività, che è sempre più importante, per cui come possiamo gestire e controllare tutta la rete attraverso Net Security, per poi andare a offrire la connettività non solo interna alla struttura, ma a tutti gli ospiti casuali attraverso un hotspot Wi-Fi con il NetSpot, per poi lasciare la parola a Spot. Chiaramente il vantaggio di gestire tutti questi servizi con le nostre soluzioni è che il software è unico. Uno dei principali vantaggi è questo: il software è integrato. Come tutti ben sappiamo, la base è il NetServer di tutti i nostri prodotti, per cui un unico software possiamo andare a attivare i servizi che ci servono semplicemente in una sorta di App Store. E questo cosa ci permette di fare? Ci permette di avere anche nel bisogno un unico hardware. Per cui servizi di telefonia, firewall, connettività e hotspot, se si vuole, si possono gestire tutti attraverso un unico hardware. Vediamo subito la parte NetVoice. Per cui partiamo subito con un NetVoice tradizionale. Già il nostro centralino NetVoice tradizionale va a coprire tutti quei servizi amministrativi che si ha, soprattutto attraverso l'utilizzo del CTI, per cui tutti quei bisogni che ha un hotel, per esempio di vedere se c'è la presence dei colleghi, la chat interna, la possibilità di gestire diverse code, senza dimenticare l'integrazione che si possono avere con il NetCTI. CTI. Per cui la possibilità di integrare delle schede cliente. Io viaggiavo, adesso ho ripreso da poco a viaggiare, ma viaggiavo molto spesso e mi capita spesso di essere fuori e chiamare in hotel, magari nei luoghi dove mi fermo per lavoro, e chiamare e prenotare attraverso il telefono un hotel. E mi è capitato in passato che l'hotel in cui ero già stato, tanto ho una sorta di hotel, immagino che anche voi che viaggiate sapete come funziona, è una sorta di hotel predefiniti dove ti sei trovato bene, e che mi è capitato in passato che mi abbiano subito riconosciuto al telefono e mi hanno chiamato per nome. Questa cosa è stato per me un chiaro surplus che mi ha fatto fare subito un'ottima impressione dell'hotel. Ecco, la possibilità di integrare il NetCTI con i vari gestionali è sicuramente una cosa molto apprezzata da tutti gli ospiti, che ti dà quel servizio e quell'attenzione al più al cliente che piace avere come ospite. Non dimentichiamoci i report, abbiamo anche appena aggiornati, anche questo nel mercato dell'hospitality sono molto molto funzionali, perché i report possono permetterci di capire anche quanto tempo passano la reception per le varie prenotazioni, oppure nell'assistenza ai clienti. Comunque ti danno tutta quella serie di informazioni che sono molto molto utili da sapere, da conoscere, per tutto quello che riguarda il comparto della telefonia. L'app mobile, che ci permette di avere comunque, portare al proprio interno in mobilità ed essere sempre dove possibile sempre rispondere, anche se uno in giro per la struttura, la receptionist oppure esce. Inoltre possiamo avere, non ricordiamoci che attraverso NetVoice possiamo gestire anche i telefoni delle camere. Oltre che i telefoni VoIP delle reception, se nelle camere abbiamo dei telefoni standard, non VoIP, attraverso un gateway FXS possiamo andare a gestire anche quelli in maniera molto tranquilla. Ora voi mi direte, sì, molto bello, ma queste funzionalità le ritrovo anche in tantissimi altri centralini, per cui come avete fatto ad avere centinaia di installazioni grazie ai nostri partner con queste funzionalità? Beh, in realtà noi ci siamo specializzati molto sul mercato dell'hospitality,
e le funzionalità proprio verticali che abbiamo sviluppato attraverso il mercato, per il mercato dell'hospitality, sono un modulo specifico per gli hotel. È un modulo specifico che permette delle configurazioni proprio per i telefoni delle varie camere, per cui posso andare a dividere e suddividerli in gruppi e dargli dei parametri riservati a loro, senza dimenticare una sorta di PMS telefonico che abbiamo sviluppato per NetVoice. Attraverso questo PMS telefonico è possibile gestire i check-in, check-out degli hotel, le sveglie, gli allarmi, gli extra. Immaginiamoci solo che io vado a prendere un caffè al bar e mi voglio far addebitare il caffè nella mia camera. Il barista, in tranquillità, o dall'interfaccia web o direttamente dal telefono, attraverso un codice nel tastierino numerico, può addebitarmi il caffè sulla mia camera. Stessa cosa è per la pulizia delle camere. La governante passa la mattina dopo a pulire la mia stanza e attraverso, digitando un codice nel tastierino numerico della mia stanza, può segnalare al PMS che la mia stanza è pulita. Tutte queste funzionalità non le troviamo solo nel nostro PMS, ma grazie all'integrazione che abbiamo con il connettore FIAS, per tutte quelle strutture più grandi che hanno già un PMS integrato che gestisce a 360 gradi tutte le funzionalità dell'albergo, uno che utilizza già un PMS Fidelio, Oracle o Opera, possiamo avere una comunicazione bidirezionale, per cui NetVoice può comunicare con il PMS di Oracle e Oracle può comunicare con il NetVoice. Per cui ci ritroviamo tutte queste funzionalità già integrate nel loro gestionale. Questo non solo avviene con i gestionali Oracle, ma è un'integrazione FIAS che ormai in questi anni è diventato uno standard, per cui viene utilizzato da quasi tutti i maggiori gestionali alberghieri, con cui avviene questa comunicazione bidirezionale. Ma non solo, non ci limitiamo qua. Questo era per quanto riguardava la parte telefonica. Oltre alla parte telefonica possiamo gestire anche la connettività attraverso il firewall Net Security, possiamo controllare e gestire la rete senza dimenticarci della parte di sicurezza informatica che è fondamentale. Per quanto riguarda il controllo e la gestione della rete, abbiamo tutta una serie di strumenti che troviamo integrati in Net Security che aiutano gli alberghi e tutte le strutture ricettive nella gestione al meglio della rete. Immaginiamoci solo la multi-one, se hanno bisogno di più connettività, attraverso Net Security riusciamo a gestire fino a 15 connettività in contemporanea, sia in balancing che in failover, andando a gestire anche il traffico, più nello specifico, per cui se preferiamo far passare dei pacchetti attraverso una connettività, possiamo andarli a scegliere rispetto a un'altra. Ma non ci limitiamo a questo, anche all'interno della stessa connettività possiamo andare a parzializzare la connettività e dare delle percentuali attraverso il quality of service. Le VPN, che sono una funzione ormai strautilizzata, per cui la possibilità di avere VPN per collegarsi da remoto all'interno della rete, senza dimenticare l'application control, per cui ogni applicazione la possiamo gestire a livello univoco, a livello L7. In ultimo, ma non ultimo, il filtraggio dei contenuti. Attraverso integrazione con FlashStart possiamo filtrare alcuni contenuti. Questo era per tutto quanto quello che riguardava la parte di controllo e gestione. Poi abbiamo tutta la parte di sicurezza, che negli anni è sempre più importante, per cui per garantire una sicurezza alla struttura e anche agli ospiti della struttura. Già integrati in Security a bordo troviamo 4 moduli di sicurezza, antivirus, anti-spam, DSPS e Field2Ban. In più possiamo integrarci anche le funzionalità aggiuntive di Yoroi attraverso il Threat Shield e la Sandbox per garantire un maggiore livello di sicurezza agli ospiti. Infine possiamo andare a vedere NetSpot.
gestire la connettività per gli ospiti casuali al giorno d'oggi non è un servizio un surplus, ma è un servizio standard. Io se vado in un albergo mi aspetto di avere poter accedere al wifi. E questo come possiamo farlo? Possiamo farlo attraverso un hotspot, che in pratica l'hotspot ci permette di gestire la connettività. Captive Portal, qui vediamo un'immagine del nostro Captive Portal, che è sicuramente molto semplice per l'utente accedere. Io devo accedere alla connettività dell'albergo in maniera semplice, perché sennò inizio a chiamare e tempestare di telefonate alla reception perché non riesco ad accedere alla rete. Qui vediamo il nostro Captive Portal, che è quello che il cliente finale vede una volta che si connette. Noi qui abbiamo messo questa immagine molto settimana della moda, ma in realtà è completamente personalizzabile, per cui io posso mettere il logo, posso mettere l'immagine della struttura di riferimento e attraverso 2/3 semplici passaggi io riesco ad accedere alla connettività. Posso decidere se inserire o no dei voucher. Se io ho un albergo in centro e non voglio far usare la mia connettività a tutti i turisti che sono sotto, che non sono miei ospiti, posso inserire un voucher, richiedere l'inserimento di un voucher che stampo all'arrivo dell'ospite nella struttura e può accedere solo attraverso questo voucher. Se invece ho una struttura nelle colline disperse in campagna, posso tralasciare questa pagina, ma far accedere gli ospiti attraverso i principali social login, Facebook, Instagram e LinkedIn, SMS o email. La pagina di backend, la pagina di gestione continua con il concetto di semplicità, perché anche la gestione deve essere semplice. Per cui tutta la gestione dell'hotspot avviene attraverso una piattaforma cloud che presenta diversi profili differenziati. Qui io, che sono un partner net, posso vedere all'interno della stessa pagina tutte le attivazioni di hotspot che ho. L'amministratore della struttura potrà vedere il suo hotspot e se ho bisogno di una receptionist che mi stampa i voucher, posso farglieli stampare attraverso il suo profilo, che potrà accedere, non potrà andare a modificare le impostazioni, ma potrà accedere solo per stampare i voucher. Le condizioni di utilizzo e la privacy policy sono già precompilate da noi e all'interno del pannello trovate anche una reportistica e le analisi statistiche di tutto, di come viene utilizzato l'hotspot. Non meno importante è la possibilità di avere le API pubbliche, per cui questo ci permette di integrare l'hotspot con tutta una serie di funzionalità anche esterne, per cui possiamo andare a integrare dei sistemi esterni. Qual è l'obiettivo? In realtà, qual è l'obiettivo dell'hotspot e perché gestiamo così la connettività degli ospiti casuali? Beh, gli obiettivi di uno spot sono due in realtà. E nel caso in cui abbiamo un controllo della polizia postale e abbiamo bisogno di identificare le varie sessioni, per cui abbiamo una lista completa delle sessioni esportabili, oppure nel caso in cui noi offriamo ai nostri ospiti la connettività, ma in cambio richiediamo i loro dati. E in questo caso possiamo esportare una lista di contatti che hanno dato che acconsentano l'utilizzo del marketing, il consenso per l'utilizzo dei loro dati. Una delle ultime funzionalità dello spot è la funzionalità marketing, ossia oltre a poter esportare tutta la lista di contatti che poi possiamo andare a interfacciare con i vari programmi di email o SMS marketing, possiamo anche mandare in automatico delle mail. La prima mail la possiamo mandare dopo un paio d'ore che l'utente si è registrato all'hotspot, richiedendo se ha bisogno di assistenza o se, per esempio, se c'è una promozione. Immaginatevi solo il caso in cui l'utente, noi abbiamo una spa in promo, per cui dopo un paio d'ore che l'utente si è
registrato sullo spot, gli mandiamo un'email con la promozione della spa, con la promozione della spa. Tutti gli utenti all'interno della struttura che utilizzano lo spot lo sapranno. La seconda mail automatica invece è una mail dopo un paio di giorni, dove viene richiesto un feedback sulla struttura. Noi abbiamo la possibilità di filtrare questo feedback, per cui se la valutazione è bassa, noi ci teniamo per noi questa valutazione e rimandiamo all'utente una mail chiedendogli la motivazione per cui questa valutazione è bassa. Mentre che se la valutazione è alta, linkiamo questa mail direttamente a un sito di recensioni online. Questa è una funzionalità che piace davvero molto agli ospiti della struttura, anche perché sappiamo che ormai sull'online si basa tutta la parte di feedback. Beh, qui ho fatto una rapida panoramica su tutte le funzioni, sulle principali funzionalità di telefonia, gestione della connettività e hotspot che si possono offrire a una struttura. E da qua passo la parola a Giuseppe, che può parlare di Spotty, e andiamo a vedere come approfondire tutte le funzionalità marketing su Spotty. Interrompo la condivisione. Ottimo, ci sono Giuseppe? Sì, ci sono, mi sentite? Eccomi. Benissimo, allora vi condivido, piacere, buonasera a tutti. Ringrazio Netesis per l'ospitalità, per avermi ospitato in questo webinar. Adesso vi condivido lo schermo. Ok, eccomi qua. Ci siamo, vero? Sì, perfetto. Perfetto, benissimo. Allora, come anticipato sia da Alessio che da Andrea, oggi andremo a vedere le funzionalità di marketing che Spotty offre alle strutture ricettive, ristoranti, hotel, bar, e che si integrano alla perfezione con i dispositivi Netesis, quindi con la raccolta dati, con tutto quello che è necessario ovviamente a una struttura per raccogliere dati, offrire una connessione sicura agli ospiti, e con questi dati, come ha detto bene Andrea, possiamo chiaramente farli lavorare, riuscire a comunicare con i nostri ospiti in maniera molto 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 incisiva. Vediamo quindi che Spotty diventa un vero e proprio alleato per vendite e recensioni. Grazie al tutto il marketing automation, che adesso andremo a vedere tutto quello che Spotty riesce a creare in automatico, grazie all'hotspot Netesis, quindi grazie al Netspot che ha raccolto i dati in fase di registrazione, andiamo a creare tutto un flusso di comunicazione con i nostri ospiti. Vediamo come avviene un piccolo flusso di lavoro che Spotty riesce a fare in automatico. I primi due punti, come vedete dalla slide, sono quelli che abbiamo visto con Andrea, quindi la connessione, la registrazione degli ospiti con una serie di dati, e da quel momento in poi Spotty inizia a creare una serie di automatismi. Automatismi che sono inizialmente una pagina, una cosiddetta welcome page, una pagina di benvenuto, un atterraggio che ci dà offre alle strutture ricettive la possibilità di far vedere i servizi, ma creare una connessione diretta e quindi anche portare l'ospite ad acquistare dei servizi aggiuntivi. Diceva bene Andrea, possiamo inviare una mail appena il cliente è arrivato, dopo poche ore, ma possiamo anche, grazie alla welcome page, far vedere questi servizi in maniera continuativa, quindi l'ospite potrà sempre accedere a questa welcome page, ad esempio tramite un QR code, e quindi atterrare su questa welcome page. Io poi vi farò vedere un po' anche la piattaforma, velocemente vi farò vedere proprio come questa welcome page può essere personalizzata. Poi, dicevamo, altre comunicazioni che andiamo a creare con Spotty in automatico sono quelle che sono collegate alla customer satisfaction, quindi a sapere se il nostro ospite è stato accolto bene, se ha trovato la struttura che si aspettava, se la camera era in ordine, se era pulita. E questo lo facciamo già nelle prime ore dall'arrivo. Con il questionario di prima impressione, quello che
si può chiamare di first impression, entro già le prime 24 ore, ma anche poche ore dopo dall'arrivo, possiamo già inviare una mail all'ospite con un breve questionario. Un questionario piccolo, veloce, poche domande, devono aiutarci a capire se l'ospite è arrivato in struttura, è andato in camera, ha trovato la camera che aveva richiesto, con i servizi che aveva richiesto, ha trovato la camera in ordine. Ovviamente questo sistema aiuta le strutture, soprattutto nel caso in cui un ospite compili il questionario in maniera negativa. A quel punto Spot in automatico invia una mail di alert alla reception e avverte la struttura, quindi il personale, che un certo ospite, con chiaramente i dati dell'ospite, il numero della camera anche, ha avuto un problema e quindi sta poi alla struttura intervenire subito e cercare di risolvere il problema. Questo nelle prime ore. Poi, chiaramente, quando l'ospite è andato via, andremo a creare e a inviare dei questionari di soddisfazione. Come aveva già anche accennato Andrea, questionari di soddisfazione finale. Quindi l'ospite è andato via, un giorno dopo, due giorni dopo dalla sua partenza, inviamo un questionario un po' più articolato, con più domande, dove andiamo a conoscere se il nostro ospite si è trovato soddisfatto, ha trovato le attenzioni che cercava nella nostra struttura, e gli chiediamo anche se, chiaramente, cerchiamo di capire se è disposto a ritornare, perché in base al questionario capiamo subito se è un ospite che avrà l'intenzione di ritornare. E grazie a questi questionari, come vedremo, farò vedere dopo, come il questionario positivo porterà l'ospite anche a lasciare una recensione sui vari portali. Quindi il sistema filtra i questionari negativi da quelli positivi. I questionari positivi avranno come risposta all'ospite una serie di link, TripAdvisor, a Google, a Facebook, a Holiday Check, se sono anche ospiti stranieri, quindi possiamo anche andare a dividere, a diversificare i questionari, sia per profilazione, quindi possiamo creare dei questionari diversi a seconda del profilo che il cliente ci ha rilasciato in fase di registrazione, ma anche a seconda della lingua. E più, chiaramente, più recensioni positive vogliono dire più fatturato, perché ovviamente il nostro biglietto da visita, il biglietto da visita di una struttura è sicuramente il livello di recensione. E Spotty, grazie alla suddivisione fra questionari positivi e questionari negativi, offrirà questo tipo di aumento delle recensioni positive grazie a questo filtro che andrà a fare. Ovviamente, oltre a questi automatismi che abbiamo visto, ce ne sono di altri. Il sistema permette di creare una serie di connessioni con l'ospite. Quindi abbiamo la possibilità di un pacchetto marketing che ci permette la possibilità di inviare delle newsletter. Quindi all'interno di Spot c'è integrato un sistema di newsletter che prende ovviamente i dati già dalla registrazione di Spot. Li possiamo segmentare a seconda della tipologia di ospite, per lingua, per tipologia di ospite, e quindi creare delle comunicazioni personalizzate con offerte mirate al nostro ospite. Un pacchetto di SMS marketing, quindi possiamo utilizzare anche il numero di telefono che abbiamo ottenuto in fase di registrazione, inviando degli SMS marketing. In questo modo possiamo andare a creare delle notifiche, quasi delle notifiche push, al cliente che è in struttura, perché con quel sistema riusciamo anche a collegare ovviamente la connettività del wifi con l'invio del SMS. Sappiamo che l'ospite è in struttura, sappiamo che nelle ultime 4-5 ore era da noi in struttura, gli inviamo un SMS con l'offerta particolare o un'offerta particolare sulla spa, perché ho magari dei posti liberi sulla spa, gli invio questo messaggio. Ho un ristorante all'interno della struttura che ha voglio riempire chiaramente il ristorante, faccio delle offerte a chi da me in struttura. Quindi grazie a questo sistema posso creare questo dinamismo. La welcome page, ne abbiamo parlato prima, è una vetrina molto importante che ci permette di valorizzare tutti i servizi offerti in hotel. Il widget, quello che vediamo qui, è un piccolo bannerino che può comparire all'interno del sito della struttura e permette di disintermediare le prenotazioni che arrivano dalle OTA, e
aumenta la visibilità delle nostre recensioni. Lì è un piccolo bannerino che dirà la percentuale di clienti soddisfatti che sono arrivati, che sono venuti da noi. Quindi, in base ai questionari sviluppati con Spotty, andiamo a creare questo tipo di interazione con l'ospite. Facciamo vedere sul sito della nostra struttura la percentuale di questionari positivi e anche i commenti migliori che sono stati rilasciati. E poi infine abbiamo uno strumento che si chiama Reputation Mood, che è uno strumento di analisi della reputazione online, quindi mette a confronto sia i questionari interni, quelli generati da Spotty, ma anche tutte le recensioni online che sono presenti sui vari portali, da TripAdvisor, Booking, Expedia, Google, Facebook. Li riassume in un unico software, un software che ci consente di analizzare la reputazione e di andare anche a fare comparazioni con i competitor e anche andare a creare, a rispondere, a gestire direttamente il recensore, tutto da un unico portale. Quindi l'integrazione di tutti questi servizi all'interno di un unico sistema offre questo vantaggio sicuramente. In più abbiamo sviluppato proprio nell'ultimo anno anche delle evoluzioni, quindi check-in online, privacy, quindi la possibilità di far compilare la privacy in maniera digitale dal nostro dispositivo, JPasta, che è un sistema che consente di gestire tutte le comande degli hotel, quindi sostituire le comande cartacee portandole su un dispositivo digitale, quindi con un'app, e poi MySpotty App, un'app vera e propria, quindi l'evoluzione ormai della comunicazione che va verso lo smartphone, quindi verso un'app, la possibilità di creare un'app brandizzata della struttura sempre all'interno dello stesso dispositivo, quindi gestibile sempre dalla dashboard di Spotty. Spotty ha il vantaggio di un sistema come Spotty è quello di riuscire a creare una connessione molto importante con gli ospiti. Quello che adesso vedremo, le 3C di Spotty, io le ho volute chiamare così, sono tre vantaggi che può offrire Spotty. Perché? Aumenta l'engagement con gli ospiti, perché grazie alle registrazioni e a tutto il flusso di comunicazione riusciamo a conoscere gli ospiti, quindi conosciamo chi sono, conosciamo le loro abitudini. Questo ci permette di comunicare con loro, quindi comunicare direttamente quando sono in struttura, ma anche quando sono andati via, ovviamente, e di convertire sia in vendite, perché riusciamo, comunicando in maniera diretta le nostre offerte, i nostri servizi, riusciamo a aumentare le vendite dei servizi all'interno della struttura, e in più converte in recensioni, quindi maggiori recensioni positive che portano ovviamente a un aumento del fatturato, perché ci porteranno più clienti sicuramente. Vediamo velocemente come avviene questo flusso. Conosce, grazie alla registrazione, come abbiamo visto con Netspot, con il sistema integrato di Netsys, come il cliente in maniera molto semplice riesce a registrarsi alla rete Wi-Fi. Grazie anche a una profilazione, grazie ai dati che gli andiamo a chiedere, profileremo il nostro ospite in maniera dettagliata per portare a una fidelizzazione. Più conosciamo il nostro ospite, più riusciamo a comunicare con lui in maniera diretta, in maniera mirata, più la fidelizzazione sarà chiaramente un vantaggio che andremo a ottenere a fine soggiorno. Comunica, e questo lo possiamo fare in diversi momenti, quando l'ospite è in struttura, alla fine del soggiorno, grazie ai questionari, in ogni momento, in futuro, dopo che lui è andato via, abbiamo la possibilità, perché abbiamo raccolto i dati, abbiamo la possibilità, perché abbiamo gli strumenti che mettiamo a disposizione con Spotty, per comunicare con lui anche durante i periodi in cui non è da noi in struttura. Anche quando magari una struttura è chiusa, possiamo sempre comunicare con lui le offerte e una serie di comunicazioni dirette. Converte, abbiamo detto converte perché ovviamente recensioni, aumenta le recensioni. Filtriamo i questionari positivi e solo da quelli negativi, i positivi li porteremo sui portali di recensione, quindi l'aumento delle recensioni ci porterà ovviamente una visibilità maggiore online e quindi anche una maggiore afflusso di clienti in struttura. Converte in vendita, perché ovviamente tutti i servizi che noi abbiamo all'interno della nostra struttura che possiamo offrire al cliente mentre in struttura
spa, ristorante, musei, un late checkout e tanti altri servizi che abbiamo da offrire, li possiamo facilmente comunicare grazie ai sistemi che abbiamo visto, email, sms, con l'app, con le notifiche. Sono tutti sistemi che consentono di avere questo dialogo diretto con il nostro ospite e quindi di riuscire a creare anche delle offerte mirate a lui. Vediamo adesso, connettiamoci, vi faccio vedere velocemente la nostra piattaforma, vi faccio vedere come questa piattaforma è facilissima da utilizzare, come si integra alla perfezione con i sistemi NetSS, quindi in maniera molto rapida vi faccio vedere proprio come avviene il flusso di comunicazione automatico. Vi condivido un'altra pagina dello schermo, eccola qua. Vedete, questa è la dashboard di Spotty, quindi facile da gestire, semplicissima, molto, molto intuitiva. Vedete, una pagina che ha sulla prima schermata la raccolta dei dati, quindi abbiamo la registrazione totale, tutte le varie informazioni che riguardano la registrazione, una pagina iniziale dove andremo a vedere le percentuali di quello che vi dicevo prima del sistema Reputation Mood, qui dove vedete questi 0%, ovviamente nel caso delle strutture avremo i dati reali delle percentuali di soddisfazione su TripAdvisor, su Booking, eccetera, eccetera, e anche quelle ovviamente interne di Spotty. Qui noi riusciamo a vedere solo quelle di Spotty, perché essendo una demo abbiamo i dati interni che noi abbiamo raccolto. Con questo strumento è possibile gestire le recensioni online di tutti i nostri di tutti i portali nei quali siamo iscritti. Poi vedete che abbiamo anche una provenienza, quindi abbiamo un insieme di provenienza. Sette. Sì? Scusami, non stiamo vedendo scusatemi. La schermata. Scusatemi. Ok, datemi un feedback adesso. Ok, ora sì, grazie. Perfetto, scusate. Allora, dicevo, riprendo un po' la panoramica della nostra dashboard. Come dicevo, a parte iniziale abbiamo i blocchi dove abbiamo le registrazioni totali che è stata avvenuta tramite NetSpot, quindi tramite il nostro dispositivo della raccolta dati, e in più abbiamo questi blocchi dove vediamo queste percentuali che, come dicevo, adesso sono zero perché è una demo. Nelle strutture ovviamente avremo i dati reali della percentuale delle recensioni sui vari canali, su TripAdvisor, su Booking, eccetera, eccetera, e anche quelli interni di Spotty. E in più vediamo le provenienze delle registrazioni, perché il dispositivo riesce a leggere chiaramente che nazionalità ha il dispositivo, e anche la profilazione che è stata data in fase di registrazione. Quindi tutto qui a portata di mano. Qui sulla sinistra poi vedete il menu di tutti i vari pacchetti che si possono andare a inserire, tutti i pacchetti di marketing che andiamo ad aggiungere all'interno della connessione. Quello che vi volevo far vedere prima, dicevo, l'anteprima della welcome page, come appare una ipotetica welcome page, quindi una pagina di benvenuto per il cliente che si connette al wifi. È una pagina che chiaramente viene personalizzata con le immagini, con i moduli che si preferisce, e con una serie di servizi che, vedete, possono essere più o meno vari. Ognuno di questi servizi può essere ulteriormente collegato a un link internet, a una chat di WhatsApp, a un numero di telefono. Quindi possiamo andare a inserire direttamente un numero di telefono da chiamare o un menu da guardare su internet. È una pagina dinamica che questo tipo di informazioni possono cambiare ogni giorno. Posso impostare la pagina il lunedì in un modo, il martedì in un altro e il mercoledì in un altro. Quindi posso fare questo tipo di comunicazione con il mio ospite, offrendo dei servizi in maniera diversa a seconda del giorno della settimana. In più è uno strumento di marketing territoriale. Possiamo andare a comunicare cosa fare vicino, intorno alla nostra struttura, in questo caso i vari parchi a tema che abbiamo qui in zona. Noi siamo di Riccione, quindi siamo vicini ai casi di Netesis, che sono di Pesaro, quindi siamo abbastanza vicini, e i nostri parchi di divertimento, le attrazioni che abbiamo in questa zona possono essere messe in risalto in questa pagina, con anche la distanza e quindi anche con la possibilità di andare a aiutare l'ospite nella distanza, e quindi capire quanto dista quel,
quel punto di interesse, così come sul territorio, e quindi andare a far valorizzare il territorio circostante, e anche un calendario di eventi che possono essere interni o esterni alla nostra struttura. E questa quindi è una pagina che appare al cliente quando si registra, e anche tutte le mattine successive a questo sistema di poter essere visibile ogni mattina. In più, tramite un QR code può essere replicata durante la giornata grazie a questo sistema. Come dicevamo, il grande lavoro che fa Spotty è quello di riuscire a gestire i questionari automatici di soddisfazione, e questo lo fa con due tipologie di questionari. Ve li faccio vedere al volo: quello di prima impressione, che sarà un questionario piccolo, rapido, con poche domande che ci consentiranno di capire se il nostro ospite è arrivato in struttura, quindi lo inviamo dopo poche ore dall'arrivo, la mattina successiva, riusciamo a capire se l'ospite è stato accolto bene o meno. Se ovviamente il responso sarà positivo, allora il cliente potrà continuare tranquillamente al suo soggiorno. Se il responso è negativo, sarà la struttura a essere avvisata ed interverrà immediatamente per risolvere la situazione. A fine soggiorno, ovviamente, il questionario che andremo a proporre sarà un po' più lungo, e come vedete possiamo andare a creare con diversi segmenti, possiamo andare a creare dei questionari diversi a seconda del tipo di clientela. Il questionario può essere un po' più lungo. Vi faccio vedere come il sistema in automatico andrà a far apparire all'ospite soddisfatto, in questo caso, perché avete visto, compilato tutto soddisfatto, un link cliccabile, ovviamente, con già la mia pagina di TripAdvisor, di Google, di Facebook e anche Holiday Check, quei portali che possono essere utilizzati per questo tipo di recensione. Quindi l'ospite soddisfatto avrà questo responso. Ovviamente l'ospite non insoddisfatto, che avrà una percentuale di risposte più basse della soglia che noi abbiamo impostato, noi di struttura, non riceverà questo tipo di link, ma avrà solo una frase dove la struttura si scusa magari con una frase ad hoc. Quindi questo è l'automatismo che Spotty mette a disposizione delle strutture, un automatismo molto, molto efficace, molto importante, che ci dà la possibilità di aumentare le recensioni online. Recensioni online che noi possiamo andare a gestire e a controllare, come vi accennavo, dal sistema che si chiama Reputation. È un software che ci consente di analizzare i vari la reputazione online. Come vedete, si presenta con una iconografia che è vicina al meteo, quindi il sole chiaramente ci dice che sta andando tutto bene, la pioggia ci dirà che c'è qualcosa che non va. Troveremo nel blocco congratulazioni le ultime recensioni positive degli ultimi 60 giorni, e in quello della pioggia quelle negative. Vedete che abbiamo la possibilità di analizzare da un unico strumento la reputazione online, quindi analizzare le percentuali che ho ottenuto come struttura online. Vedete, abbiamo Spotty, quelle interne, TripAdvisor, Booking, Facebook e Google, tutte chiaramente calcolate in percentuale. Abbiamo il totale delle recensioni e le percentuali. Quindi da questa parte possiamo andare a vedere l'andamento degli indici degli ultimi 6 mesi, posso andare a studiare come la mia reputazione sta andando. Da questa parte posso anche gestire direttamente le recensioni, quindi rispondere alle recensioni, tradurre con Google Traduttore, assegnare al mio staff la risposta a una certa recensione. Vedete, posso anche filtrare per canali, filtrare per tipo di valutazione. Quindi posso fare una serie di filtri e vedere solo le recensioni positive su Booking o su TripAdvisor, che magari hanno una parola chiave, ristorante oppure camera, quindi vado a fare questo tipo di filtro. In più il sistema mi permette di vedere come l'andamento è cambiato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Posso andare a fare questo tipo di analisi. Posso anche
inserire all'interno del mio dispositivo anche dei miei competitor. Quindi potrò vedere come sono, com'è la mia percezione. Vedete, in questo caso abbiamo il canale TripAdvisor e i vari hotel che ho messo in confronto, quindi Spotty, sarebbe l'hotel Spotty con altri hotel, e vedo come nel un certo periodo dell'anno chi ha avuto più recensioni rispetto alla mia struttura, quindi per gradimento o per quantità di recensioni. Posso fare questa analisi sui vari portali, quindi è uno strumento che permette anche di creare una valutazione poi dei prezzi che abbiamo. Quindi io vedo che i miei concorrenti sono recepiti su online, hanno una recensione più bassa, ma magari hanno un prezzo più alto, quindi io posso anche andare a valutare di modificare il prezzo delle mie camere in relazione alla reputazione che hanno anche gli altri. Quindi tutti questi strumenti, come dicevo, sono integrati all'interno della nostra dashboard. Possibilità anche, come vi dicevo, di avere un pacchetto interno di SMS marketing, quindi gestire e di creare e di inviare degli SMS facilmente da questa piattaforma, quindi scegliendo anche a chi vogliamo inviare, solo gli ospiti italiani, solo inglesi, oppure possiamo fare filtri per lingue, per tipo di vacanza o anche per tipo di attività, nelle ultime 4 ore, nelle ultime 6 ore, in base alla data di registrazione. Quindi si possono fare questo tipo di attività di SMS. Email marketing, dicevamo, abbiamo una piattaforma interna dedicata che ci permette di gestire tutti i dati che sono arrivati, tutte le registrazioni che abbiamo avuto con NetSpot. Possiamo andare a integrare con un sistema di email marketing interno e quindi creare delle campagne di email marketing in maniera semplice, con dei template già pronti o caricabili direttamente dal sistema. Quindi abbiamo una galleria già di template pronti da poter utilizzare, quindi da poter utilizzare liberamente per inviare delle newsletter. E in più, quello che dicevamo, anche la possibilità di creare check-in online e privacy direttamente dal dispositivo, e anche di gestire le comande per l'hotel da questa piattaforma. Quindi creare una raccolta piatti all'interno del dispositivo, creare un calendario di piatti e poter andare a offrire all'ospite tramite un'applicazione una possibilità di far vedere all'ospite tramite, dicevo, sull'applicazione, di scegliere i vari menu che l'ospite potrà andare a raccogliere, quindi a ordinare. Quindi tutto tramite sempre la stessa piattaforma. Quindi vedete che c'è un'evoluzione chiaramente sempre importante, sempre attiva, siamo sempre in corso d'opera, quindi nelle nuove attività che stiamo implementando proprio per facilitare tutta la parte marketing, quella parte marketing che è fondamentale per le strutture, che però non sempre è facile da gestire, perché c'è bisogno di sistemi che possano automatizzare e facilitare questo tipo di flusso. Quindi Spotty e NetSpot insieme hanno questa capacità di facilitare l'ospite nella raccolta nell'utilizzo del Wi-Fi, quindi in maniera rapida, di avere sotto mano tutte le a portata di smartphone tutte le proprie le servizi che la struttura offre, e ovviamente anche la possibilità di comunicare con l'ospite in maniera continuativa e in maniera molto molto precisa. Io mi ho terminato, ho fatto vedere in maniera rapida un po' le varie funzionalità di Spotty. Passo la parola a Alessio, che vedo che è pronto in schermo, in regia, esatto, in regia, perfetto, benissimo. Ecco, grazie, Giuseppe. Grazie. Ne approfitto per rispondere a Matteo, che ci chiedeva se è possibile attivare il NetSpot anche senza il firewall. Sì, chiaramente è un modulo a sé stante, l'hotspot, e possiamo attivarlo lasciando il firewall in modalità trasparente. Ripasso la parola.
Allora, ottimo. Luca mi ha appena chiesto se questa cosa viene registrata, quindi lo riceverete la registrazione non appena sarà possibile averla, la caricheremo su YouTube e vi manderà, vi riceverete una mail tutte le persone che sono registrate a questo webinar. Se ci sono altre domande, tranquillamente, eccolo, abbiamo Pierluigi Luciani. Pierluigi, scrivimi pure tranquillamente qui nella chat. Se avete domande, scrivetele pure, così almeno le giriamo a Giuseppe e Andrea mano a mano che arrivano. O siete stati super chiari a questo punto, dato che non ci sono domande. Tra l'altro, dico anche rispetto anche a quello che diceva adesso Andrea, che il modulo tranquillamente tu puoi attivare lo spot e poi chiaramente essendo anche lo stesso hardware puoi attivare anche il firewall. È una scelta tua e tra l'altro è assolutamente indipendente dall'infrastruttura wireless che c'è già esistente dal cliente, quindi infrastruttura a wireless viene completamente recuperata ed è possibile collegarci il hotspot. Assolutamente. Oltre a questo ci sono anche dei vantaggi. Per esempio, se si utilizzano degli API di Ubiquiti, il controller è installabile direttamente su un netbox, visto che o sul net server, visto che la base è sempre CentOS. Paolo ci chiede se ci sono presentazioni in materia di marketing, come hai detto, pacchetto, intendi Paolo presentazioni in materia di marketing su queste cose, su questi prodotti che ti abbiamo fatto appena vedere, nel senso che noi abbiamo esempio, la presentazione che ha fatto Andrea, ce l'abbiamo in parte disponibile nel nostro materiale di marketing, questa registrazione stessa può essere... eventualmente, infatti Luca mi aveva appena chiesto se può farlo vedere a qualcun altro, certamente, perché poi dopo tranquillamente questo potete utilizzarli e sfruttarla proprio per mostrarlo ai vostri clienti tranquillamente. Non so se ti riferivi a questo o a quant'altro, chiaramente anche Spotty ha il suo materiale, quindi se ne avete bisogno ve le passiamo tranquillamente. Certo, assolutamente sì. Se avete bisogno di Debian, brochure, qualsiasi cosa, ecco. Sì, abbiamo a disposizione sì, tutto un materiale di marketing, anche i nostri webinar sui vari prodotti, abbiamo un calendario webinar che abbiamo già sviluppato, quindi a disposizione ci sono video e interventi su diversi. Cioè che Paolo infatti chiedeva su Spotty, io adesso stavo leggendo più la chat, quindi sì, assolutamente, poi con Alessio e con Andrea ovviamente siamo a disposizione per distribuire il materiale, una parte forse già avete voi a disposizione, ma a parte quelle cose nuove che abbiamo fatto ultimamente, i nuovi webinar, siamo a disposizione per metterli a disposizione proprio per vedere la piattaforma in maniera anche più precisa. Cioè, abbiamo fatto chiaramente una panoramica veloce, però gli approfondimenti possono essere molto, molto interessanti. Paolo, se manda pure una mail a sales@centis.it in modo che ti giriamo tutti i riferimenti di cui hai bisogno. Ok. Se c'è altro, vedo che non arrivano altre domande, quindi allora, andiamo giusto in dirittura di arrivo, vediamo se... Ci siamo. Ok, non ci sono altre domande, quindi diciamo, direi che è tutto chiaro e possiamo anche fermarci qua. Una domanda, eccolo, vai Matteo, spara pure in calcio d'angolo. Matteo chiede come faccio a monitorare il flusso e tracciare cosa viene fatto sui miei dispositivi, nella mia rete, se sta l'hotspot,
senza farbo, mi riferisco anche alla normativa sulla privacy, mi impone di tracciare i log. Beh, allora, prima di tutto, il NetSpot ha tutta una parte di log, degli accessi, è tutto a norma, ok, rispetto alla normativa. Quindi, da quel punto di vista, non hai nessun problema, hanno ottenuto tutta una serie di dati che ti permettono di fare tutti i controlli del caso, in cosa tu avessi bisogno. Chiaramente lo spot poi traccia, ecco, quello che riferisce allo spot. Quindi se hai solo lo spot, ti traccia le connessioni, quanto è stato collegato, tutta una serie di dati che ti possono essere utili. Quindi tutto quello che ti può servire... Sì, in realtà lo spot già è GDPR compliant di per sé, e in più avendo alle spalle tutto il firewall, per cui abbiamo un'analisi molto molto specifica di tutti i log. Noi siamo GDPR compliance by design, per cui, cioè, avendo un sistema Linux e tracci, puoi tracciare singolarmente ogni singolo log. Chiaramente, se poi hai il firewall, vuoi attivare anche il filtro contenuti, cose di questo genere qua, poi lì tracci veramente praticamente di tutto, ecco, quindi dipende poi a che livello vuoi arrivare. Sì, esatto. Già, visto la precisazione, già lo spot è GDPR compliant. Poi con il firewall puoi approfondire fino al livello che vuoi, fino a ogni singola sessione, tutto quello che vuoi. Ok, molto bene. Se avete altri 10 secondi, se avete un'altra domanda, altrimenti direi che abbiamo concluso qua. Allora, riceve chi si è collegato, riceverete probabilmente tra questa sera e lunedì la registrazione, e se avete domande, tranquillamente rispondere alle mail che riceverete, se avete bisogno di ulteriore materiale o approfondimenti o cose del genere. Vai Laura, abbiamo ancora Laura, vai, dimmi pure, scrivi pure. Possiamo avere le slide, certamente, te le giriamo, eventualmente le mettiamo nella mail, vi mettiamo sia le slide di Andrea che le slide di Giuseppe. Sì, assolutamente sì, le potete tranquillamente utilizzare per poter fare, non so, presentazioni o presentazioni ai clienti, quello che volete, ecco. Sì, come base d'appoggio eventualmente anche per fare come materiale o immagini. Sì, tranquillamente. Sì, se avete bisogno di fare una presentazione del prodotto, tranquillamente, sfruttate tranquillamente i nostri contenuti. Ok, allora, se avete altre domande, scriveteci pure. Se avete anche bisogno di materiale specifico, ce lo scrivete, così magari poi i ragazzi del back office si possono girare tutto quello che vi può servire. E noi ci rivediamo praticamente con il prossimo webinar, che è venerdì prossimo, sempre alle 3:30, e lanceremo questa nuova soluzione, che è NetMeet, che è la nostra nuova soluzione per le riunioni online, completamente integrato con Sitecore, 100% web-based. Quindi ci vediamo direttamente venerdì prossimo. Io saluto Andrea e Giuseppe, li ringrazio tantissimo di essere... Ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie ancora. Grazie a sì, voi. Grazie mille e buon weekend. Ciao a tutti. Ciao, grazie ancora.